L'Expo è una vetrina a cui non possiamo mancare come ex provincia, come consorzio dei liberi comuni. E siccome, come ben sapete, abbiamo sia un padiglione Italia, per cui delle presenze all'interno del padiglione Italia, sia della presenza all'interno del cluster del Biomediterraneo. In particolare il cluster del Biomediterraneo, il coordinatore del cluster, ci ha di già assegnato al sud-est, per cui non solo a Siracusa, ma anche alla zona del Ragusano, 2 settimane di presenza all'interno del cluster. È evidente che, essendoci questa presenza prevista, abbiamo anche un po' di tempo perché siamo a metà luglio, fine luglio, per cui abbiamo il tempo di organizzarla bene. Essendo io, diciamo, nella veste sia di commissario sia di dirigente della regione che si occupa di Expo da un punto di vista contenutistico, ho tutta l'intenzione di far sì che la nostra presenza come provincia all'interno del cluster sia una presenza cospicua, ben fatta, organizzata e ben rappresentativa dei territori. Anche perché io ritengo che la provincia di Siracusa sia una delle province più belle, per cui la dobbiamo far conoscere. Manca poco all'Expo e i comuni del Siracusano si stanno organizzando forse per una sinergia. È quello che mi auguro personalmente, perché sono convinta che Siracusa e tutta la sua provincia debba presentarsi come territorio unito. Singolarmente io credo che le forze siano deboli per un evento così grande. Il nostro territorio è sicuramente un territorio ricchissimo di eccellenze enogastronomiche, che sono ovviamente diciamo, il tema principale di Expo. E quindi io penso che abbiamo la base di partenza. Tra l'altro, credo che sia anche l'occasione buona per presentare il nostro marchio che abbiamo appena diciamo, approvato, che è la denominazione comunale Siracusa. Quindi approfittiamo, insomma, di questa bella vetrina di Expo e presentiamo le nostre eccellenze.